acquisto semplificato dei biglietti online per le persone con disabilità, accolto l'appello della pesarese Giorgia Rini. Nelle spiagge fanesi fervono gli ultimi preparativi per l'avvio della stagione estiva. Al Parco Naturale Monte San Bartolo arriva We Nature, un evento dedicato alla natura e agli scenari climatici. Presentato a Pano il programma della rassegna Impronte Femminili. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV e benvenuti sul canale 19 con l'informazione locale di Occhio alla Notizia. Apriamo questa edizione parlando della battaglia portata avanti dalla giovane pesarese Giorgia Righi che alcuni mesi fa aveva lanciato un appello alle società di ticketing sulle difficoltà di accessibilità alla prenotazione di biglietti online per concerti ed eventi culturali per chi, come lei, vive nella sua stessa situazione. Appello che è stato accolto. Vediamo. Mi piace tantissimo partecipare dal vivo agli eventi. Non è sempre facile, tutt'altro per chi ha una disabilità. Perché i biglietti degli eventi non sono mai facilmente trovabili. È sempre un'impresa capire chi se ne occupa, se l'ufficio adatto piuttosto che l'organizzatore o il palazzetto e non viene mai indicato un contatto da chiamare. Quindi noi disabili siamo sempre alla ricerca, spendendo tanto tempo ed energie per poi magari arrivare sotto la data del concerto e non avere più biglietti disponibili perché sono terminati. Era la segnalazione che Giorgia Righi, 23enne di Pesaro e istruttrice di nuoto, aveva lanciato ai nostri microfoni lo scorso novembre. Per lei, come per tante altre persone, risultava difficile trovare dei biglietti per accedere e partecipare a eventi o concerti. Ma Giorgia è una ragazza forte e determinata. Dall'età di 9 anni soffre di una malattia neurodegenerativa e da quando ne ha 12 si muove in carrozzina, ma questo non le ha impedito, in alcun modo, di intraprendere una battaglia per rendere possibile l'acquisto agevolato di biglietti dedicati a persone con disabilità. Quell'appello che aveva lanciato alle istituzioni, ma anche ai colossi come Ticket One, è finalmente arrivato e come riporta nel suo profilo Facebook, quello che siamo riusciti a fare è veramente una cosa rivoluzionaria di cui potranno beneficiare milioni di persone in tutta Italia. Sono molto felice di annunciarvi che Ticket One ho fatto un grande passo verso l'accessibilità. Dopo essermi confrontata col direttore e avergli esposto la mia campagna, Ticket One ha inserito nel sito una sezione dedicata alle persone con disabilità, dove si trovano i contatti dei più grandi organizzatori a cui è possibile scrivere o chiamare per prenotare biglietti riservati. Questo è un passo che sicuramente necessita di tanti miglioramenti, ma ovviamente è un buon primo passo e sicuramente rivoluzionario. Ed è tutto pronto nelle concessioni balneari fanesi per l'arrivo dell'estate. Questa mattina siamo andati a vedere qual è la situazione nelle spiagge dell'Arzilla e di Sassonia. Questa mattina c'erano tutti i presupposti per un'ottima giornata al mare. Temperature alte, acqua limpida e relax totale. Sono tutti pronti, o quasi, i bagnini e le concessioni balneari fanesi per l'avvio della stagione estiva partita nelle Marche il 30 aprile e che durerà fino al 2 di ottobre. L'estate 2022 sarà la prima, dopo 2 anni di restrizioni Covid, senza regole di distanziamento tra gli ombrelloni. Ufficialmente siamo partiti lo scorso weekend del 7-8 maggio e niente, adesso finiamo le piccole rifiniture, però partiti. Quindi già come hanno cominciato a fare qualche cliente, cominciano a venire al mare con queste belle giornate
e contenti, finalmente sentiamo sapore d'estate. Nonostante che molti hanno stretto perché sono finite queste normative Covid, finalmente, e noi invece siamo riusciti ad allargarci e con un piccolo aumento abbiamo richiesto ai clienti 20 euro in più per tutta la stagione, però siamo riusciti a dare un po' più di spazio tra le file, preferiamo così, ecco. Noi abbiamo preferito premiare i fanesi a scapito un pochino dei turisti, cioè abbiamo lasciato pochi ombrelloni giornalieri, perché comunque abbiamo premiato la politica, ecco, del far star comodi i fanesi. Preferiamo una clientela fanese, onestamente sta premiando questa politica, infatti la spiaggia è bella piena e niente, non vediamo l'ora che ci vengano a ritrovare tutti i nostri clienti. Anche nelle nostre coste rimane difficile reperire il personale per la stagione in corso. I ragazzi sono quelli dell'anno scorso, per fortuna, bravi ragazzi e me li tengo stretti. E al bar onestamente stiamo facendo fatica a trovare personale, adesso anche con il reddito di cittadinanza che è stato alzato, sembra che in Italia meno ne fai e meglio è, però sì, stiamo facendo difficoltà a trovare personale giovane al bar. A Sassonia invece gli stabilimenti si stanno preparando con i consueti lavori di manutenzione, con l'installazione degli ultimi ombrelloni, pitture delle cabine, cura del verde e la pulizia dei giochi per i ragazzi. È un lavoro impegnativo, infatti siamo qua da fine marzo, tre persone che quotidianamente veniamo e sistemiamo il tutto. Siamo a buon punto, infatti pensiamo di aprire il bar soprattutto questo weekend. Gli ombrelloni sono già pronti, accoglieremo poi gli ultimi clienti che vogliono prenotare. Quest'anno ci è stata data la possibilità di ritornare come prima. Noi abbiamo scelto di mantenere il distanziamento tra gli ombrelloni per comodità per tutti. Anche le altre attività si possono riprendere normalmente, come l'animazione fra i bimbi o giocare a biliardino, tutte queste cose. Adesso diciamo si può in maniera tranquilla riavvicinarsi a tutte le varie attività. Le concessioni inoltre attendono la chiusura dei lavori dell'ultima scogliera, quella a fianco della passeggiata dell'Isippo, importante per salvaguardare le spiagge. Stiamo attendendo l'ultimazione delle scogliere qua in Sassonia, infatti ancora le spiagge si stanno muovendo, ci sono alcuni punti dove si sta accorciando, alcuni punti che invece sono notevolmente migliorate con i due pennelli che sono stati fatti l'ultimo anno, però ancora la situazione non è a posto, perché abbiamo il primo tratto vicino al porto che ancora ha delle serie difficoltà e noi ad esempio qua ci stiamo riaccorciando, quindi penso che è necessario ultimare le scogliere per tutto il tratto della Sassonia. Sono partiti alcuni giorni fa nei pressi della cavea del Lido di Fano i lavori di preparazione per la sistemazione della cabina dell'Enel, che avrà il compito di mettere in funzione la vasca di raccolta delle acque piovane di Piazzale Amendola. L'assessore Brunori tiene a precisare che in questo momento sono in corso soltanto i lavori per la realizzazione del basamento, mentre per il mese di settembre verrà installata la centralina. E vi ricordo che i funerali di Don Sergio Marangoni, scomparso all'età di 90 anni, si svolgeranno sabato 21 maggio alle ore 9:30 all'interno della chiesa Santa Maria di Rosciano. Passiamo alle vostre segnalazioni, rimaniamo sempre a Rosciano nella zona del Codma, perché alcuni utenti della strada ci hanno fatto notare la pericolosità del tratto interessato dai lavori per la realizzazione della nuova rotatoria. In particolare la rete rossa, che come scrivono è molto pericolosa perché limita la visibilità per gli automobilisti che provengono da entrambe le direzioni. C'è chi propone un semaforo temporaneo oppure di abbassare la rete che delimita il cantiere. Il 21 e 22 maggio a Fiorenzuola di Focara, nel Parco Naturale Monte San Bartolo, arriva la prima edizione di We Nature, un evento dedicato alla natura e agli scenari climatici. È stata presentata questa mattina a Pesaro We Nature, la prima edizione dell'evento che celebra la bellezza della natura e invita a riflettere sugli attuali scenari climatici. L'appuntamento, in programma il 21 e 22 maggio, si svolgerà nel bellissimo borgo di Fiorenzuola di Focara, nel cuore verde del Parco Naturale Monte San Bartolo.
ambiente, sostenibilità e futuro saranno alcune delle parole chiave che uniranno esperti, ricercatori, studiosi e osservatori chiamati a indagare e raccontare il presente dei mutamenti climatici, ma anche a condividere pratiche virtuose che possono cambiare il futuro a partire dai comportamenti quotidiani. Diversi gli appuntamenti tra ospiti ed esperti, come il meteorologo e climatologo Luca Mercalli e il saggista divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone. Una prima edizione realizzata anche assieme ovviamente al Parco del San Bartolo e anche assieme alla collaborazione e anche il know-how tecnico di Swarovski Italia. È un'occasione per riflettere sulla natura, ci sarà anche Luca Mercalli e tanti altri esperti, ragionare sui cambiamenti climatici, ragionare sulla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, partire dalla perla di Firenzuola di Focara e anche dalla cultura con presentazioni di libri, incontri, dibattiti e anche tanta musica e anche la possibilità di conoscere sempre meglio e sempre più a fondo in maniera sostenibile la bellezza del Parco San Bartolo, un'iniziativa a cui teniamo particolarmente, che speriamo possa anche crescere nel tempo e che ci piace insomma poter portare avanti, tra l'altro anche in collaborazione con la Regione Marche. Ci siamo trovati in perfetta sintonia con il Comune di Pesaro, che da questo punto di vista negli ultimi anni è molto impegnata verso la salvaguardia dell'ambiente attraverso diversi progetti. Ne abbiamo proposto uno, che è quello appunto di parlare di conservazione della natura, di ambiente, di sostenibilità, facendo un po' il punto della situazione attraverso la voce di scienziati, ricercatori, in modo tale da avere un quadro della situazione che sia certo e scientificamente dimostrato. Oltre ai talk show, tra le iniziative, i laboratori didattici, approfondimenti sugli animali, guide naturalistiche, imparare a realizzare un reportage sulla natura, escursioni e track bike con punti di osservazione e molto altro ancora. Il Parco del San Bartolo è una piccola chicca sul territorio, molto piccola certamente, ma con delle caratteristiche peculiari sia ambientali che dal punto di vista geomorfologico talmente importanti. Ricordiamoci che abbiamo un piccolo museo paleontologico all'interno dove ci sono reperti estremamente importanti. Al di là di quello si tratta di conferenze molto importanti anche sui cambiamenti climatici e quindi un argomento che credo che sia di attualità. E soprattutto in momenti come questi, dove chiaramente noi stiamo affrontando un periodo di grande siccità, perché ricordiamoci che sono anni che non piove in modo adeguato su questo territorio, il San Bartolo ne risente sotto ogni punto di vista, anche sulla sicurezza, perché chiaramente se non piove San Bartolo, soprattutto nei mesi estivi, voi ricordate l'incendio del 2017, è diciamo a rischio proprio come territorio. Abbiamo cercato di incentivare la tutela con l'inserimento di telecamere termiche, e questo creerà quantomeno un piccolo passo per mettere in sicurezza il nostro territorio. Per scoprire il programma completo è possibile visitare il sito dell'evento. Per noi il Parco del San Bartolo, Firenzuola di Focara in modo particolare, è un luogo tra quelli più straordinari che abbiamo nel nostro patrimonio e rappresenta un'attrazione vera sia di compromesso tra l'ambiente bellissimo, la capacità di farlo conoscere anche con delle imprese di valore come quelle che stanno organizzando questo evento, ma farlo diventare un luogo glamour e anche attrattivo saranno i prodotti enogastronomici, soprattutto il vino, dove si produce lì delle specificità speciali, in modo particolare a Focara col Pino Nero. Quindi sono luoghi dove c'è grande attenzione dal punto di vista agricolo e anche enogastronomico. Dalla decorazione alla vendita, un messaggio di pace e speranza ed una vera soddisfazione per i ragazzi disabili del CTL San Lazzaro di Fano che con l'aiuto di chi opera all'interno del centro diurno socio-educativo hanno realizzato delle confezioni colorate. Ma sentiamo nel prossimo servizio di che cosa si tratta. Siamo qui per la consegna delle borse che da anni questi ragazzi e la cooperativa CTL fanno per noi della Hortus on the Beach del Lido di Fano. È un'iniziativa nata quasi per gioco, per una specie di scommessa, per far fare a questi ragazzi delle attività che non fossero finalizzate soltanto così a passare del tempo. Alla fine si sentono anche utili e si sentono soddisfatti perché fanno qualcosa di veramente, realizzano qualcosa di veramente fatto bene. E questo ovviamente merita di loro, ma soprattutto di queste personcine qui che li stanno intorno.
Alzi Urlo. E noi come Centro di Urlo ringraziamo Alessandro anche quest'anno per questa opportunità, nonostante le tante difficoltà che abbiamo avuto, siamo riusciti comunque a portare avanti questo progetto, che mi piace comunque sottolineare che al di là dell'importanza dell'attività laboratoriale, no, dove riusciamo comunque a tirar fuori tutte le volte delle abilità e delle capacità dei ragazzi, sottolineare l'importanza di queste attività socializzanti che ci portano a socializzare sia all'interno che all'esterno della struttura, perché di fondo poi questo è il senso, no, della collaborazione con Ortus, con Alessandro, in un'ottica di un'integrazione, diciamo, che reciproca. Quindi portare anche al di fuori del centro e del servizio attività che vengano conosciute e apprezzate, perché comunque realizzate dai nostri ragazzi. E io da ultimo non posso che sottolineare che questo progetto è un bel progetto, perché davvero apre il CTL San Lazzaro, che è un centro diurno per ragazzi e ragazze disabili, ma lo apre all'esterno, lo fa conoscere, mette in gioco anche delle abilità che coloro che frequentano il centro hanno, e tra l'altro, vedendo anche quello che ne viene fuori, anche grazie chiaramente al personale che li supporta e che li accompagna, davvero vengono fuori prodotti belli, colorati e soprattutto anche significativi, perché anche esprimono anche il desiderio della pace, il desiderio anche di una vita, appunto, che guarda con speranza al futuro. Quindi credo da loro un grande messaggio per tutta la comunità. Giornata di divertimento e gioco questa mattina in piazza 20 Settembre a Fano per i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie del territorio. Si è svolto come da consuetudine il trofeo di pallavolo Dino Ambrosini organizzato dalla Virtus Volley Fano. Oltre 400 gli studenti coinvolti che hanno occupato e animato l'intera piazza suddivisa in 20 campi da gioco. E concludiamo questa edizione con queste belle immagini di un nostro reporter di strada che ci ha inviato da Torrette di Fano. Come potete vedere, un fenicottero si sta godendo il suo primo bagno al mare. E c'è un fenicottero che si sta godendo amabilmente le acque già tiepide del nostro mare Adriatico. Non è rosa, ha una sfumatura rosina, non è bianco. Lunedì prossimo, ultima puntata di Primo Cittadino, ospite il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi. Come vedete da questo cartello, i recapiti per telefonare o mandare brevi messaggi di testo. E subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi le programmazioni di Fano TV. L'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con Occhio ai giornali, la lettura dei quotidiani con Massimo Foghetti. Grazie per averci seguito e arrivederci.